Pronto? Buongiorno, parlo con la signora Megadeth Cabral? Sì, con chi parlo? Sono una agente. È arrivata una comunicazione dalla polizia locale che lei ha fatto violazioni dalla legge su Covid-19. Le risulta? Come mai? Ha eseguito uscite non urgenti. È impossibile, perché io ho dei figli e l'unica volta che sono uscita è stata quando sono andata a ritirare i buoni sconti dal matitone. A noi non risulta così. Possiamo mica fare qualche controllo? Sì, mi dica cosa, come... Anche problemi respiratori ora? No, no. Può mica avvicinarsi dal telefono e per di tosse? Ma mi scusi, ma me l'ho chiesto? No, io sono Monica. Ho capito, ma mi scusi, ma io non ho tosse. E poi non so come faccio, come abbia potuto dire che io esco sempre, perché io non esco mai. È arrivata una comunicazione da... Ma a me non mi hanno mai fermato la polizia locale, ok, non esco quasi mai. Allora facciamo così, visto che oggi è il mio compleanno, può mica cantare Happy Birthday? Sorry. Ma sei là, perché io non la riconosco a tua voce, però ho capito che era riconoscente, perché io non l'ho quasi mai. Però sono stato in dice come buono. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, mi dica. È arrivata una comunicazione dalla polizia locale che lei ha fatto delle violazioni dalla legge su Covid-19. Sì. Ha fatto uscite in continua non urgenti. Scusi? Ha fatto uscite in continua non urgenti. Cosa vuol dire? Ci ha mandato una lettera. Lei ha fatto uscite in continua non urgenti. Lei è la signora Alvarez? Sì, sono io. Scusi, possiamo mica controllare? Sì. Può mica avvicinarsi dal telefono? Scusi? Ma ora ha delle problemi respiratori lei? Scusi, può ripetere perché non capisco bene. Ha mica dei problemi respiratori ora lei? Perché noi risulta che lei ha fatto uscite in continua non urgenti. Magari ha avuto il virus. No. No, perché mi dice così? Ha mica, ora ha mica problemi respiratori ora? Pronto, buongiorno. Parlo con la signora Filona. Sì. È arrivata una comunicazione dal giorno. Si trovava in zona di... Sì. È vero? Ho fatto la spesa dalla risparmio. Ma si trova fuori zona lei. Ha fatto una violazione della legge sul Covid-19. Pronto? Pensavo che potevo fare la spesa perché ho preso... un discount. Allora sono andata a fare la spesa a cercare l'alcol. Infatti l'ho scritto nell'autocertificazione. Ok. Però, amica, ora ha mica problemi respiratori lei? Io non sto bene. Sono obbligata a fare un controllo. Sì. Può mica avvicinarsi dal telefono un attimo? Sì, mi sente? A fare un colpo di tosse? Io? Sì, perché ora non possiamo fare i controlli domicili, ora lo facciamo nel telefono. Vuoi mica fare un colpo di tosse? Ma... ok, va bene. Ma cos'è? Mari, siamo noi! Mari! E Sam! Siamo noi, dovevamo ancora finire, però mi dovevi sentire io un ansia coco.
sorry. Però quando ho detto sì, ma stavo per dire, ma è possibile che mi sentite se ho coronavirus? Pronto? Parlo con la signora Bautista? Sì? Con la comunicazione della polizia locale. Sì, mi dica pure. Ha fatto uscite in continua non urgenti. Ha violato la legge sul Covid-19. Io? Lei è la signora Bautista, lei? Sì, Nicola Bautista. Sì. Stamattina è arrivata una comunicazione. È possibile, io non sono mai uscita. Ora dobbiamo fare un controllo. Obbligatorio. Ci sente? Sì, la sento. Può mica avvicinarsi dal telefono? Scusi? Può mica avvicinarsi dal telefono a fare il lungo sospiro? Perché abbiamo paura che lei abbia un coronavirus. Non ho nessun coronavirus io. Può mica avvicinarsi dal telefono? Ma non è già avvicinata al telefono. Può mica fare un colpo di tosse, perché non possiamo fare controllo a domicilio ora. Ma è seria. Un colpo di tosse, per favore. Ma io non sono mai uscita. C'è qui vicino a me una collega dell'ASDA. Deve fare un colpo di tosse per fare un controllo. Ma io come fa? Non sono mai uscita io. Allora può mica farmi solo un lungo sospiro? Ma perché devo fare... Ma scusi, è seria? Ma io non sono mai uscita. Può fare un colpo di tosse e basta. Che se no siamo obbligati ad andare a casa sua lei, a mandare la polizia. Allora dica pure, perché non sono mai uscita. Ok, allora per l'ultima cosa, visto che oggi è il suo compleanno, le possiamo cantare Happy Birthday? Ciao. Galitka. Galetto. Sono io. Madonna! Galit Kaba, happy birthday to you! Dapat ikaw yung kakanta eh. Grazie! Nainito ko, pero grazie! Pronto, buongiorno. Parlo con la signora Mara Sigan. È arrivata una comunicazione che lei ha fatto violazioni della legge su Covid-19. Sì. Ha fatto uscite in continua non urgenti. No, non sempre esce a casa. Quello momento lì sono andata a vedere da fuori del lavoro. Ha violato la legge su Covid-19. Sì. Allora? Sì. Quando usciva aveva mica il certificato con lei? Sì. Ora dobbiamo fare dei controlli perché abbiamo paura che lei abbia il coronavirus. Io? Sì, perché lei ha fatto uscita in continuo. Che l'ha detto? Ora dobbiamo fare il controllo. Può mica fare un colpo di tosse nel telefono? Può mica tossire? Aprire la porta? Può mica tossire? Tossire! Fare un colpo di tosse! Non si sente bene, c'è la mia collega che la deve ascoltare. Può mica avvicinarsi? Può mica fare anche un lungo sospiro? Non la sento bene. Può mica rifarlo già? Signora, ti mai vado dalla mia dottore di lavoro? Ok, no. Come, ascolti signora, come ultima cosa, visto che oggi è il mio compleanno, può mica cantare tanti auguri? Sorry.